la sfida chi fa il miglior massaggio cardiaco ad Arezzo alla prima Olimpiade di BLSD in occasione dei 10 anni del progetto Arezzo Cuore Scuola. In questi 10 anni noi abbiamo potuto fortunatamente formare quasi 20.000 ragazzi sui quasi 50.000 totali del progetto Arezzo Cuore, quindi sono dei numeri molto importanti e siamo anche contenti che la Regione Toscana ci ha diciamo, dato questo importante riconoscimento come progetto faro, come modello da seguire per tutte le scuole, e speriamo che presto il BLSD diventi una materia di insegnamento obbligatoria in tutte le scuole. Alla palestra Mecenate di Arezzo si sono dati appuntamento oltre 250 studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado provenienti da tutta la provincia. Precisamente 13 scuole superiori da tutta la provincia e 7 scuole medie, quindi siamo 20 istituti per essere la prima volta che facciamo le Olimpiadi insieme all'unità operativa 118 di Arezzo e naturalmente il centro etrusco. Siamo molto molto contenti. Una giornata per sottolineare ancora una volta la necessità di diffondere, a cominciare dalle scuole, le manovre base salvavita. La capacità di dare l'allerta, quindi di dare l'allarme, chiamare i soccorsi, seguire le indicazioni della centrale operativa e diciamo, mettere in atto le prime manovre rianimatorie è il fattore che più condiziona la riuscita e la prognosi della vita delle persone. Il sensibilizzare i ragazzi vuol dire sensibilizzare tutta la cittadinanza, e il progetto Arezzo Cuore a 10 anni di distanza dall'inizio della collaborazione con le scuole e con l'ufficio scuola provinciale ne è la più chiara dimostrazione. Tra i premi messi in palio, che rimarranno a disposizione delle scuole, manichini, trainer, defibrillatori d'addestramento e strumenti per fermare le emorragie. Materiale utile per gli istituti che potranno così rendersi autonomi con gli addestramenti degli studenti durante l'anno scolastico. È già successo che alcuni ragazzi sono intervenuti in ambito cittadino per vari eventi che sono successi ai cittadini e hanno dato i risultati, perché le persone che sono state soccorse oggi sono vive e vegete e possono ringraziare solo questi ragazzi.